anime. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Share. E sì, siamo tornati con la nostra lineetta, ragazzi, che è esausta. Però io dovevo assolutamente mostrarvi questo evento qui, perché praticamente appena io ho terminato di registrare l'episodio precedente, quindi quello di venerdì scorso, stavo per chiudere la partita, insomma, stavo per salvare, quando Harvey ha invitato Linette a questa festa di ballo. E lei è distrutta, ragazzi, ma potevo non mandarla a perdere un'occasione del genere? Ma assolutamente no, figuriamoci. Quindi la nostra si è precipitata qui. No? E in questo momento, a parte aver scoperto che Harvey è buono, quindi comunque, ragazzi, facciamo il punto della situazione, perché Harvey Gallagher, oltre ad essere un uomo d'affari, è buono, ama l'aria aperta ed è snob. Quindi ho immaginato, ragazzi, che magari questa sia una sorta di festa organizzata dall'ufficio di Harvey. Quindi che magari, ecco, vedete, c'è il Landgrab. Quindi magari ho immaginato che il Landgrab, che potrebbe magari essere, no? Cioè è un uomo comunque importante qui in città, lo studio di Harvey ha organizzato questa festa di ballo. Lui, ragazzi, non conosce nessuno, quindi per fare numero, per vedere che comunque che non era solo, ha pensato di contattare Lynette. E quindi lei ovviamente adesso, conoscendo il soggetto, lei lo vede e lo abbraccia, ragazzi, perché lei è così. Sì, Candy, hai rotto il pelo, ciao. Ma che piacere! E lui, ma cosa sta facendo? Non siamo grandi amici? Cioè, mi hai invitato a questa festa? Perché lei ovviamente, ragazzi, non darebbe mai del lei ad Harvey. E Harvey rimane un attimino, come dire, un po' stupito. Però vedete, stupito, stupito, zitto, zitto, ad Harvey piace questo abbraccio. Eh sì, bello mio, ti abbiamo capito tutti qua. No, veramente è una cosa di lavoro, eh? Non ha letto il messaggio quando gliel'ho inviato? No, veramente mi sono precipitata qui perché avevo paura di perdermi, eh? Niente tramezzini al formaggio grigliato, questa è una festa da ballo come si deve, eh? Ha capito? No? E lei, ovviamente, ragazzi, che è una semplice comunque, no? Non è come lui, abituato a frequentare chissà quali ambienti chissà quale gente altolocata. Quindi lei, sì, ma certo, stupirò tutti con la mia barzelletta sulle scimmie. La vuole sentire? No, la prego, la vuoi sentire? La prego, mi congela questa cosa, solo al pensiero. In realtà sono galline, hai capito? Non sono scimmie. E lui, guarda, questo è per lo studio, facciamo finta che ci stiamo divertendo. E lei, sì, facciamo una foto, facciamo un selfie, ragazzi, sono troppo carini. Sono troppo carini perché non c'entrano un pelo l'uno con l'altra, però vabbè. Quindi, ragazzi, buttiamoci in pista, ovvio, no? Però prima pannello di controllo, scusa, imposta il volume al basso perché altrimenti qua perdiamo l'udito tutti. E balla insieme, quindi lei, forza, trasciniamoci in pista, corriamo! Lui, ma non c'è bisogno, basta vedere, insomma, che facciamo, basta la presenza. E lei, mamma mia, non essere vecchio, buttiamoci! Questa musica è un po' datata, eh? Nelle discoteche che frequento di solito io. Immagino, ci sarà gente lì fuori a chiedere l'elemosina. E vedete, c'è gente che conta, ragazzi, Harvey è invitato la superstar planetaria. E la nostra, ovviamente, che al solito non capisce, cioè, lei non è, però disattiviamo sto coso, ragazzi, perché sinceramente lei non è che, fra virgolette, capisce che non può, diciamo, permettersi di avvicinarsi a quelli che contano. Per lei, mamma mia, l'ho vista nel suo ultimo film, devo assolutamente presentarmi. Sì, tesoro, va bene, ok. Ma lo sai, hai fatto un film bellissimo! Sei praticamente un mito! Eh sì, tesoro, non ti si sta proprio filando. Sei riuscita a tentare una presentazione? Vabbè, dai, non è andata male. Chiedi di scattare una foto, dai.
lui, ragazzi, non ha capito quello che sta succedendo, perché alla fine si sta... Ma i tamburi nel cervello? No, l'ha capito, ragazzi, sì. L'ha capito. Eh? Tesoro, smetti di ballare, perché... Vedi, sta facendo... Chiedi di scattare una foto. E poi chiedi anche un autografo e un selfie, ovviamente. Poi ci provi, ragazzi, ovviamente. Lei ci prova a chiedere anche un abbraccio, perché... Per come è fatta lei... Guarda, sei fantastica, fai dei film splendidi, stupendi. E lui, ragazzi, che... Cioè, lui rimane praticamente basito, perché... Vedete, guardate come la fissa. Del tipo, sta veramente... Dando del tu a una star del cinema. Del tipo che lui magari, ragazzi, non si permette neanche lontanamente. A momenti le dà del voi, lui, che è uno che conta, che la sua famiglia conta, e questa che non è nessuno, no? Vogliamo farci una foto insieme? Lei proprio, ragazzi, non ingenua al massimo proprio. Tesoro, hai fatto questa cosa dell'autografo invece di fissarla? Chiedi un selfie, dai, perché tu sei il tipo. Eccola lì, vedete? E lui penserà, che buzzurra! Perché sta facendo foto? Mamma mia, ragazzi, sì, lui è sconvolto, perché ovviamente... ma non capisce che non dovrebbe? No, no, caro, lei non lo capisce, cioè, anzi, si domanda perché pure tu non ti scateni. Sì, tesoro, chiedi un abbraccio. Dai, su, facciamoci un selfie, Judith. E lei, ma lei è veramente una mia grandissima fan, da quanto vedo. Noto proprio che facciamocelo a lui. Mamma mia, mi sta mettendo in imbarazzo. Lo so, tesoro, hai ragione. Però vedete, Judith ci sta, ragazzi. Se lo fa il selfie. Sei tu che hai un qualcosa, non dico dove, un palo, non dico dove, caro. Non l'hai vista, è spettacolare, Harvey, lui. Veramente per te sono il signor Gallagher. Oh, che bello. Un abbraccio dalla mia star preferita. E lui, ragazzi, è a dir poco sotto shock, cioè la guarda. Come io non ci credo. Cosa sta succedendo davanti ai miei occhi? Lo so, tesoro, hai ragione. Fai bene ad essere scioccato, Fai veramente bene, perché... mi dispiace, la musica le piace, Miss World? Sai, io sono Gallagher, si ricorda? Ma pensa a scatenarti, Harvey! Sta dicendo lei, sì, tesoro, stai crollando, vabbè. Fertilizza un cespuglio. Lei sì, lo fa, ragazzi, fertilizza, vai, vai. Figuriamoci se si imbarazza. Scusa, mi allontano un momento. Che dice? Ho scelto questa musica. Non è proprio da pezzenti, che gliene pare? Lui, ragazzi, non nota che lei... Eccola lì. Perché se notasse, come minimo penso collasserebbe, ragazzi, detto proprio fra noi. Quindi, potete venire qui a bere qualcosa? Ordina una bevanda. Di gruppo? Fermi, fermi. Chiacchiera con Harvey, va bene, ok, vuoi chiacchierare con Harvey. Ordina una bevanda di gruppo, anzi, per... Lei ordinerà una bevanda per Harvey. Per Harvey, vai. Anzi no, facciamo così. Ordiniamola di gruppo, perché così anche lui magari viene qui, ragazzi. Non abbiamo molte finanze, quindi dobbiamo volare un po' basso, purtroppo. Però, secondo me... una birra, dai, io ce la vedo. Lui rimane anche un po' sconvolto, perché dai, un giro per tutti, Harvey, ma come si permette? Io bevo soltanto del vino bianco, Molto raffinato. E lei, ma quale vino bianco? Una bella birrazza in questo momento ci sta tutta. Capite? No, non ho capito neanche né col sole né con le nuvole verrei una cosa del genere. È poco, capisci, artistica come bevanda. Io mi sono trasferito qui da poco. Oh, ma scherza un pochino, beviti su. No, ragazzi, non... No, forse non ha capito.
Ma sei tu che non hai capito, beviti quella birrozza e vedrai che andrà tutto bene. Fai fichi fichi nel cespuglio, certo tesoro, come no? Lui, lei ha verificato, insomma, la qualità delle bevande. Questa è roba che si accompagna con dei tramezzini al formaggio grigliato. Ma mica è immondizia, fidati, bevi. Bevi, cara. Certo, bevi, bevi, va. Lui è sempre più sconvolto. No, io quella roba non la bevo. Ma bevi, su. Ho pagato, eh. Che cosa c'entra? Io ho utilizzato l'auto. Non è che stiamo qui a fare ste cose. No, ma vedi, cioè, per questo momento non tira proprio una bella aria da me. Capito? Cioè, a differenza tua sono tipo una morta di fame. La signorina non sta dicendo questo. Si è trasferita anche lei da poco. Vero? Vero, non stavi? Non stava dicendo questo, vero? Anzi, la sua è una vita da casa delle bambole. Paura, ragazzi, che ecco, prova a presentarti a Octavia. Paura che anche gli altri possano ascoltare che lei, ragazzi, non è una, come lui, una... Tanto è una presentazione. Lei a un certo punto l'abbandona e fa mamma mia, Harvey, quanto sei noioso. Ti hanno anche solato la birra, hai visto? Eh sì, se l'hanno fregata, tesoro. Eh? Io sono amica di Judith. Questa però, ragazzi, non è che se la fili granché. Tentala una presentazione. No, non puoi, tesoro, non puoi più tentare. Da, ma chi stai fotografando? Vabbè, lui, ragazzi, è a dir poco sconvolto. Togliamo sta cosa e prova a tenere un selfie. Tesoro, te lo sei fatto il selfie? Quindi vedete, lui si allontana da lei alla prima occasione utile, perché proprio non ce la fa, non osa starle vicino perché ha capito che è un soggetto. È che rispetto a lui, ragazzi, ha molto meno da, no? Da offrire, secondo lui. Non è adatta. Però la festa ormai è giunta al termine. Vi volevo far vedere comunque che Harvey la cerca, ragazzi. E come? E cosa ancora più grave? La lascia un po' in disparte, soprattutto quando vede che questa comincia a scavare. Perché, insomma, ha capito che lei non viene proprio, eccola lì. In più... Olè! Ecco, è diventato un buon amico di Lynette. Sì, vabbè, immagino. Immagino. Tutti in realtà, a quanto pare, vedete, lei aumenta la fama perché tutti, wow, ma è una che sa proprio darci dentro, addirittura arrivata a svenire, è una che si diverte proprio al massimo. No, era distrutta, ragazzi, perché ovviamente abbiamo visto nell'episodio precedente, aveva passato gran parte della giornata a scavare, non perché sia un animale da festa, ecco. Ok, ragazzi, è l'una. Cosa ci fanno Miko ed Harvey a casa di Lynette? Non lo so, mi ha chiamato in piena notte, io mi era preso un colpo, pensavo si stesse allagando la casa o che dovessi prendere di corsa un aereo per, non lo so, perché c'era stata un'emergenza in famiglia o che mi fossi dimenticato di buttare la spazzatura, perché cavolo sono qui, chi è lei soprattutto? Sì ragazzi, perché la nostra ha creato questo club, Amici come Friends. Chi non conosce la famosa serie TV? E Miko, ragazzi, ovviamente molto volentieri è entrato a far parte di questo club. Harvey ci si è ritrovato in mezzo. Per cui, senza neanche sapere come e perché, ragazzi, si è ritrovato qui. C'è qualcosa di strano, vero? Cioè, forse mi è arrivata una pallina da baseball in testa, ma no! Oggi c'è la prima stagione televisiva, splenderà il sole oggi per questa cosa fantastica. Non è certo ora di dormire. Voi non state bene, vero? Avete qualcosa di gelido, probabilmente, che vi scorre nel sangue per svegliare qualcuno a quest'ora della notte. Ma no! Sicuramente Lynette preparerà anche degli stuzzichini, vero cara? Sì, va bene, certo, come no. No, l'obiettivo, ragazzi, è un altro, guardare la prima di cose ancora più strane. Ebbene sì, lei è uno scherzo, vero? Una specie di monnezzata, vive qui da poco, vero? È vitale, è musica! Questa serie è fantastica! Io non lo so, bevo 18 caffè ogni volta per vedere gli episodi a quest'ora. Qui tira un'aria molto, molto strana. Voi siete strane. Intanto, Tori, rilassati con questo coso. Che cosa sarebbe? Ma che cosa fate voi nella vita? Cioè, passate il vostro tempo a giocare con questi cosi? Ti vedo, come dire, impreparato. Non hai mai giocato?
Non ho tempo da perdere io con queste stupidaggini. Sentite, io me ne vado, non so cosa abbiate in mente e non so dov'è lei, che fine ha fatto, ma guarda che sta iniziando. Ecco, infatti, non abbiamo fatto in tempo, ragazzi, però vabbè. C'era l'intento, no? Allora, facciamo così. Guarda un film con... i sì, morti viventi, ovviamente. Immaginiamo sia questa. Sia questo il programma che dovevano vedere. Ma è sempre fantastico, è uno spettacolo fantastico. Mi sta venendo voglia di gridare. Veramente mi avete fatto venire qui per niente? Per una stupidaggine simile? Ma non ci arriva questo? Devo ancora finire di sistemare i miei cassettoni. Oh, ma questo è un film strepitoso. Ah, no, è preso da un libro, sai? Come fai a perdere tempo a prendere mosche e non aver visto un film simile? Lì. Oh, tu e Linetta avete dei gusti strani? Beh sì, in effetti. Caro, chi mandi i baci? Oh, caccialo via, Linetta, non capisce niente. Diciamo che lui non l'ha presa molto bene, ragazzi. Trovarsi qui a quest'ora per la prima di una serie TV. Ma Linetta aveva capito che anche lui era amante delle serie TV, ragazzi. No, in realtà l'aveva capito benissimo che non era amante delle serie TV. Però lei voleva ricambiare, no? Dopotutto lui l'ha invitata a una festa e lui piange. Non ci credo che sono rivenuto qui. Devo andare anche in palestra domani mattina presto. Dovevo fare il mio sonnellino. Oh, mamma mia, capirai! La palestra è una monnezzata rispetto a questo. Vuoi che preparo di 3 mezzine al formaggio ghiacciato, un po' di caffè? No, volevo dormire! Sentite, state rompendo un po' le pere. Ci sono anche i fantasmi qui! Ecco, statevi zitti. Oh, mamma mia, ragazzi, è una tragedia. La situazione è una tragedia. Potete stare zitti, per favore? Ma questo perde tempo a prendere mosche invece di guardare serie fantastiche come queste. Tira di parola di Nico! Beh, allora se lo dice Nico. Non mi interessa una serie TV sciocca del cibo spazzatura. Farò finta di non aver capito. Eh sì, in effetti, tesoro, fai finta di non aver capito perché. Notare, ragazzi, che siamo con 189 simoleon. Tutto questo perché? Perché ho seguito e ringrazio il consiglio che mi ha dato Dreamlike Moon. Ho messo qui una porta e questo l'ho messo qui. Spero che a te ti piaccia perché all'inizio potevo metterlo anche qua dietro. Però poi mi piaceva più qui davanti. Quindi vabbè. E ho messo qui il PC. Io spero che a te ti piaccia come ho sistemato per ora. E ho preso anche un nuovo bancone, ragazzi, perché comunque qui ho messo, visto che la maggioranza mi ha detto, ma no, ma tienila, è utile, eccetera, eccetera, allora l'ho tenuta. Ragazzi, non capisco cosa ci faccio qui per un programma spazzatura. Eh? Io ho del lavoro da fare, devo compilare dei rapporti, non faccio niente tutto il giorno come voi. Oh, mamma mia, per questo ruota tutto intorno ai soldi, vero? Avete molte nuvole nella vostra vita e nel vostro cervello. Sì, in effetti sì, caro, ce l'hanno. Quindi gioca... Che è successo? Chiacchiera con Miko. Guarda, non lo invitare la prossima volta perché io questo non lo reggo. Va bene? Miko non lo sopporta, quindi spero terrà in considerazione anche il mio punto di vista. Va bene? Guarda la partita insieme, tesoro, che lui se la sta cavando. Non gli piaceva il gioco, ma a quanto pare... Fai finta che non ti interessa, caro? No, dai. Gioca una partita multigiocatore, My Sims Racing con Arve e Nico. Questa a notare, ragazzi, che deve andare al lavoro fra poco, eh? Tra 6 ore. Siamo sempre. Però, visto che deve anche lavorare. E io ringrazio Dream perché mi aveva anche detto: ma guarda, venditi la console e utilizza il cellulare. Perché l'abilità di videogioco la sviluppi lo stesso. Avrei potuto svilupparla effettivamente, ragazzi, anche col computer, però. Volevo qualcosa che appunto radunasse sin davanti alla TV. Vedete, Harvey si ribellava tanto, ma alla fine della fiera il gioco gli piace, quindi. Linetta aveva ragione, ragazzi. Deve solo sciogliersi un po', Harvey, ragazzi, perché è un po'. Pesantuccio. Possiamo vendere le cose. Sbrigati, cara. Appena iniziato, dai, dovresti anche raggiungere il livello 2 di programmazione. Se vogliamo sperare di ottenere. Questo è un gioco per bambini. Se non riesci a vincere, guarda. Guarda che sono capacissimo in questo gioco. Vedi come sono bravo?
Ma guarda, è guerra questa. Ti conviene essere all'altezza perché non avrò pietà di te solo perché sei un novellino? Va bene, ok, abbiamo capito, ragazzi. Questi alla fine si sono chiusi. È un gioco di alieni. Ah, non è un gioco di guerra? Oh, questo non ha capito niente. Ma con quali console giochi tu? E lui, veramente io non ho mai giocato con niente in vita mia. E comunque questo è un gioco di guerra. Solo perché ci sono le pistole non vuol dire che sia di guerra, capisci? Eh? Mamma mia, sei una vera nerd. E lei, perché devo sentire queste lamate? Lo so, hai ragione tesoro, devi sentire molte lamate, perché in effetti è così. Quindi sì, abbiamo capito, Harvey alla fine, ragazzi, direi che si è appassionato. E visto che sono le 6 del mattino, direi anche che è il caso di mandarli via. Quindi non appena avrai terminato qua, ecco. E lei magari dirà, vabbè ragazzi, sapete, ora si è fatta una certa, quindi... Lei, io vado, domani ho un volo da prendere, quindi devo essere riposata. Harvey invece, ragazzi, non schioda. Abbiamo capito, caro, che... No? E ringrazio anche la mia carissima amica Roy Cole, che mi ha detto, guarda, ma falle mangiare anche... ecco, senza di mele, magari. Falle mangiare, falle fare dei pasti veloci. Io non ci avevo proprio ripensato, ragazzi, perché non sono abituata... Di solito cucino sempre, ecco, insomma. Ma effettivamente non si spendono simoleon con i pasti veloci e la nostra si sazia. Non è una cosa fantastica, tesoro? Che bello. Quindi poi sbrighiamoci a vendere questa roba. Vendi tutto, perché così aumenta un po'... Aumentano le finanze. Vendi tutto. Ho raggiunto le valute di giardinaggio. Può fare una ricerca sul giardinaggio al computer, fare una ricerca su singole piante per sbloccare informazioni nel taccuino e innaffiare piante in una zona nei paraggi. Ok, perfetto. Non c'è altro da raccogliere. Fammi vedere se io intanto invece posso sistemare, perché qui abbiamo le carote, bocche di leone. Ma sì, perché non piantare anche le cipolle? Il Linette inizia a lavorare fra un'ora. Linette, tesoro, ti devi proprio dare una mossa, perché non appena sarà tornata dal lavoro, ragazzi, dovrà recarsi in un posticino. Poi notate, c'è veramente il mondo ora da raccogliere, quindi tutta questa roba io poi la raccoglierò, gliela farò vendere off camera, ragazzi, perché per ovvi motivi. Intanto vendiamoci anche queste. E dobbiamo fare anche accoppiare le rane. Quindi, 100 simoleon, ragazzi, ottimo. E in più il quarzo. Ah, ti ringrazio anche per le informazioni che mi sono state date in relazione alla corona di cristallo celestiale. Le ho ricevute dalla mia carissima amica Turtle Turtle, che ringrazio, anche da un'altra ragazza. Scusami se in questo momento mi sfugge il tuo nick, tu sai sicuramente che parlo di te, quindi grazie, grazie, grazie. Tesoro, puoi farcela, dai che devi andare a lavorare. So che puoi farlo, dai. Così ragazzi, direi che noi ci vediamo, anche se la nostra è stanca, io però devo assolutamente... Ora niente, può creare plugin, ok, va bene, vai tesoro, vai a lavorare. Concludiamo l'episodio di oggi, ragazzi, con un lotto che è a dir poco meraviglioso. Io vi consiglio di andare in galleria a cercare il nick, ecco, l'ID della mia carissima amica Daniela, ovvero FD764, e scaricarvi il veliero, ragazzi, perché è un qualcosa di strepitoso. Io ammetto che l'ho visto prima perché sono andata a sbirciare. Un ristorante elegante per matrimoni e appuntamenti romantici, ma non solo. Ottimo per rompere la monotonia e portare fuori la famiglia e lasciarsi ammaliare dai giochi di luce, delle fontane luminose e dall'atmosfera soft. Ai tempi fu il lounge Mirastelle, famoso, ragazzi. Oggi le stelle sono rimaste tutte e più brillanti che mai, ma è tempo di salpare con il veliero. Tutti a bordo. Ragazzi, è un qualcosa di spettacolare. Io non c'entra niente in questo momento con... la nostra Linette, magari, anzi io direi che lei è venuta qui a fare un salto perché ha sentito che, no, voleva divertirsi, ha sentito che ha aperto questo nuovo ristorante, è venuta a dare una sbirciatina visto che le finanze sono aumentate. Ma perché le finanze sono aumentate, ragazzi? Perché ha ottenuto una promozione, ovviamente ha invitato Harvey, ma io immaginiamo, ragazzi, che l'abbia incontrato qui in realtà, perché è stata promossa a programmatrice Nuba. Quindi guadagnerà 9 simoleon in più all'ora per un totale di 47 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus di 506 più il disco fisso di computer che ho sistemato accanto alla sua scrivania, ragazzi. Quindi la nostra sta così, deve un punticino di programmazione, ragazzi. Direi che non è così difficile lavorare per ottenere la prossima promozione. Quindi
No, cara, comprare una scheda di massaggio no. Quindi, ragazzi, vi mostro che è qua. Ammira le stelle, va bene. Vi mostro questo posticino, intanto che lei, no? Magari lo vede, tipo, ah, ma ci sei anche tu! E lui, ma che cosa ci fa questa qui adesso? Perché, ragazzi, questo comunque è un localino di lusso, come potete vedere, cioè, è proprio un bel locale. Quindi, fra virgolette, agli occhi di Harvey, la nostra è un po' un pesce fuor d'acqua, no? Non è adatta. Sono adatte persone come lui, ma possiamo ammirare le stelle con te, caro? Perché insomma, dopo un po' uno. Allora, fermi, dov'è? Mi sa di no, però. Mi sa di no. Vabbè, vai qui insieme intanto, perché io volevo mostrarvi il volo in locale. Allora, io ho soltanto aggiunto la postazione qua, l'ho messa qui. Spero che a Daniela non dispiace, quest'altra perché mancavano e non mi dava il lotto completo. Però guardate questo angolino qui. Per i matrimoni, la sala, ragazzi, guardate che meraviglia! Ha creato un capolavoro. Questo tavolino qui, molto appartato, è qualcosa di splendido. C'è anche l'intrattenimento, fontane, tavoli, ragazzi. Guardate ovviamente il veliero, perché ecco, io volevo mostrarvelo in realtà un po' anche un po' dall'alto, eh. Ecco, un po' così. Guardate il veliero, non è spettacolare? Cioè, questo locale, ragazzi, è strepitoso. Tavolo qui. Ecco, c'è pure l'amichetta della nostra Linetto, andrà a rompere il pero come minimo. Guardate qui la sala, ragazzi, quanto è bella. No, vabbè, con Vlad, no, vabbè, ragazzi, non ho parole. Qui la cucina, ovviamente qui i bagni e che bagni, quindi capite perché secondo Harvey Linetto qui non ci azzecca un pero, però vabbè. Loro sono qui, stanno chiacchierando. Ma sì, ma sono venuta a vedere questo posto nuovo. Non Scrivo io dovrebbe perdere pure. tempo a prendere mosche e a venire in un Solid posto del nerd. genere. Ha capito, dovrebbe stare a Cucinissimo casa mia a pure sistemare i qua. cassettoni. Ma nella sua Sai casa delle bambole, nella tua casa delle bambole, scusate, perché lei ovviamente li dà del tu, no? Ovviamente lo vede, lo abbraccia. Oh, su, non fare il pipistrello, divertiamoci. E lui cosa? E lei, sì, non ha capito che lui, ragazzi, non ci pensa proprio in questo momento. Tira giù la maschera, so che anche tu apprezzi la mia compagnia. Lui, sì, certo, come no. Parlare con te è piacevole, sai, sei un tipo strano. Io, vede, lei mi lascia come una statua. Non capisce che non è posto per una cameriera questo? Io non capisco. Una cameriera? E lei, ragazzi, rimane. Quale cameriera? Forse avrà pensato che Mico è una cameriera. No, tesoro, pensa che tu sei una cameriera. Hai capito? Tanto per. Giusto per una gioia, insomma, ragazzi. E la nostra, sicuramente, io me lo immagino, la battaglia di ballo, ragazzi, ma che non ve la fa? Vi vuole salutare così, no? Ma dai, buttiamoci in pista, non c'è musica, non c'è nessuno, a parte Vlad che rompe il pero. Ma la nostra pensa bene di venire qui e buttarsi in pista perché lei è fatta così. Forza, tesoro! Vieni, vieni! Ma lui accetterà, ragazzi, la battaglia di ballo? Io non credo. Oh, mamma mia! Ma devi muoverti come faccio io! Non ci penso proprio. Non è questo il posto, lo vuole capire. Lui è venuto qui, ragazzi, per cercare di portarla via in realtà dalla pista, ma non. No, non è proprio. Non ci riesce, non ha capito che lei non gliene frega un pelo di quello che pensa lui. Sì, evviva! Vabbè, racconta una barzelletta sui vampiri, va, con due vampiri in sala, ragazzi, è proprio l'ideale. E con la nostra! Intenta raccontare barzellette assolutissimamente fuori luogo, perché con due vampiri in sala direi che non è il caso di scherzarci su. Direi che noi ragazzi possiamo fermarci qua per questo episodio. La nostra è riuscita a ottenere una promozione. Harvey, caro, però hai rotto il pero. Vai qui insieme, così ti può raccontare sta barzelletta. Se no, non è felice, capisci? Su, dai, lascia un messaggio per qualcuno. Vivi sola, tesoro, non ho capito per chi. Però va bene, ecco, racconta sta barzelletta sui vampiri e poi sali di livello in ballo, va bene. Sali di livello, vieni qua, balla come ti pare. C'è Vlad. Hai capito che non è il caso di.
Non trovi che siano buffissimi questi vampiri? Mi fanno veramente scompisciare. No, non ho capito. Non è il caso di dire una cosa del genere. Io l'ho capito perché lei non ci arriva, eh? È una cameriera, ma. Scherza, vero? E lei, ma io non ho capito chi è la cameriera. Quindi, vabbè, insomma, dovrebbe stare a buttare la mia immondizia, non qui. A ballare e scatenarsi in pista. Vabbè, insomma, ragazzi, abbiamo capito. La nostra è riuscita a ottenere una promozione, ragazzi. Anche sistemato la sua casetta, ha piantato nuove pianticelle, quindi devo dire che male non va. Vorrei iniziare nel prossimo episodio a, come dire, lavorare sulla sua aspirazione, perché vorrei veramente, completarla, ragazzi, perché secondo me, almeno per l'erede, è carino completare l'aspirazione. Poi, non so, ditemi voi cosa ne pensate. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, i link ai canali dei miei YouTuber, ragazzi, lo sapete, campanelle attive, mi raccomando, iscrivetevi, ragazzi, ai loro canali. E, oh, mamma mia, tesoro, le campanelle attive, ragazzi, perché solo in questo modo vedete la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando. Eh sì, è Doubt il suo modo di ballare, caro, perché tu balli meglio, non credo proprio. Mamma mia, tesoro. Vabbè, uno schifo. Cosa importantissima, ragazzi, cosa importantissima, mi raccomando, trovate anche nella descrizione del video il link al forum The Sims Saga. E io ringrazio ancora il forum The Sims Saga e la mia amica Tati, che ha anche aperto un canale su YouTube, ragazzi. Per ora non sta ancora portando contenuti, però mi raccomando, intanto voi iscrivetevi, perché quando inizierà a pubblicare, ragazzi, resterete veramente di sasso, perché è veramente molto molto brava. Quindi andate anche sul forum, ragazzi, e iscrivetevi, mi raccomando. Detto questo, io vi auguro un fantastico fine settimana, visto che siamo già venerdì, ragazzi, posso augurarvelo. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi sapere se, come ho sistemato anche la casetta di Linette, vi piace. Ringrazio ancora chi mi lascia dei commenti, chi mi dà consigli. Vi ringrazio veramente di cuore, siete sempre fantastici. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio grande a tutti voi sul Soul Simmers e non